continuità dopo la vittoria con il Savoia, è arrivato questo passo falso maturato nel finale in una gara che sembrava in equilibrio a quel punto. Inaspettato, perché volevamo ripetere la stessa prestazione di martedì, dare continuità ai risultati. Era una partita che stava incanalando sullo 0-0 e loro, diciamo, al primo tiro in porta hanno fatto gol. È una squadra questa organizzata. A differenza di martedì non siamo riusciti a giocare tra le linee, dove martedì l'abbiamo fatto bene, solo che quando magari arrivava la palla a Orlando, a Ciciretti, loro raddoppiavano, addirittura triplicavano le marcature e non era semplice. La tua sostituzione come la spieghi? Avevo mal di testa. Come la spiego? È stata una scelta. È normale che uno è incavolato, perché deve essere così, però bisogna accettare tutto. Al di là di questo siete pochi lì davanti, serve evidentemente un aiuto dal mercato. Ma siamo pochi, è normale che la società sta lavorando, però dobbiamo essere più convinti dei nostri mezzi, perché oggi era una partita che potevamo, con un po' di convinzione, potevamo vincere. Però non ci siamo riusciti, dobbiamo guardare avanti. Io non sono preoccupato, sono incavolato, come il resto tutta la squadra, e dobbiamo guardare alla prossima partita, che è un altro scontro diretto. È inutile che guardiamo la classifica adesso. C'è la lupa a Roma, dobbiamo cercare di fare il risultato là. Ciao Giorgio, allora una domanda proprio secca. Sullo 0-0 hai mai avuto un'impressione che il Messina questa partita la potesse portare a casa? Ah sì, perché giochiamo per vincere le partite. È normale che loro sono, come ti ho detto prima, una squadra organizzata. Non siamo riusciti a giocare tra le linee, e questo diciamo che non abbiamo creato tante occasioni per merito del Barreletta. Giorgio, martedì eri stato un po' profetico, avevi detto non abbiamo ancora fatto niente. Pensi che questa sconfitta possa complicare i piani sotto il profilo mentale in questo mese di gennaio in cui ci sono diversi scontri di salvezza? Ma no, perché sono tutte finali, al di là che giochiamo con la Lupa Roma, con il Lecce, la Casertana, Matera, sono tutte finali. È normale, dispiace, perché volevamo dare continuità, è una squadra alla nostra portata, sapendo anche che una squadra in condizione, veniva da 4 risultati consecutivi, però era una squadra organizzata dove non ci faceva giocare, e di conseguenza poi ripartiva, si è resa pericolosa ed ha fatto gol. Magari non siamo stati convinti come è successo martedì. Non è mancato un po' di convinzione soprattutto nel primo tempo? L'ho detto, sì. No, il primo tempo diciamo che l'abbiamo fatto meglio, abbiamo cercato di giocare, però non abbiamo creato come martedì. Siamo arrivati poche volte sulle fasce, poche volte tra le linee, dove loro erano bravi a raddoppiare e ripartivano. We'll be right back.